Marco, a noi ci è interessata tantissimo questa notizia, il fatto che comunque hai tolto delle slot dal tuo bar. Com'è che hai fatto? È stato difficile? Come hai deciso? Non è stato facile, il percorso è stato lungo, sofferto anche. Abbiamo deciso questa svolta di andare un po' controcorrente, perché al giorno d'oggi si dice che si va controcorrente quando si fa una scelta del genere. Una scelta etica, morale, penso, per essere più tranquilli, non vedere più gente avere dei problemi o cambiare il loro carattere per colpa o isolarsi per colpa delle macchinette, delle Sì. slot. Tu hai perso dei soldi, tu ci perdi dei Sì, soldi, vero? si Sì. perdono dei soldi, che siano tanti o pochi, si perdono comunque, però penso che si guadagni in credibilità. Ma tu hai notato negli ultimi anni che il gioco era in crescita, c'erano sempre più persone, comunque le stesse persone che ci mettevano più soldi in queste macchinette? Diciamo che quanto la crescita, no, perché erano più persone fuori dal paese, però sì, ci mettevano di più. Si iniziava con poco, da 5 anni che siamo qua a lavorare, iniziavano con poco, invece No, adesso giocano parecchio. te lo chiedevo perché dai dati che sono emersi dai ultimi report rilasciato l'anno scorso, risulta proprio che è in crescita il gioco d'azzardo. Quello che è il giro d'affari è arrivato a oltre 100 miliardi di euro a livello nazionale. Ci sono più di 2.500 persone in Regione Lombardia che sono sottoposte a cure per la ludopatia, ci sono più di 65.000 videolottery distribuite in Regione Lombardia, quindi dei numeri che sono Sì, avendo spaventosi. fatto anche il corso della ludopatia, di grandi numeri in decrescita non ci sono, anzi, penso che la posizione stia ancora salendo. La cosa positiva è che in alternativa avete contrapposto una soluzione di gioco aggregativo, perché poi uno degli aspetti molto negativi è proprio l'isolamento che Certo, giustamente tu stesso hai riconosciuto. giocare alle slot vuol dire isolarsi. Per quei 10-15 chi gioca tanto anche delle mezz'ora e delle ore, invece col calcetto non ti isoli, perché ridi, giochi, ti offri una birra, è tutto un modo diverso, un Certo. mondo diverso secondo noi. Il fatto di fare queste scelte coraggiose, di portare a dare un esempio di un esercente che addirittura smentisce ogni diceria, cioè non è che si può fare, non si può fare. Tu a prescindere hai percorso la tua strada, sei riuscito a ottenere un risultato che ha un valore sociale molto elevato, che è lo stesso valore che purtroppo spesso è difficile spiegare, perché i danni familiari, Sì. sociali, non solo dal punto di vista economico. Il problema è che è un problema molto silente, perché chi cade in questo tunnel di gioco, di trattenersi fino a tardi nel consumarsi la propria pensione o stipendio, purtroppo quando arriva a denunciare è sempre tardi. Fare certe scelte non è facile, quindi bisogna premiare le scelte coraggiose. No, non è facile, però si può fare, come abbiamo detto prima, benissimo. Bisogna usare la testa innanzitutto, bisogna accettare anche le critiche perché ci sono state. Bisogna saper gestire bene la cosa, ma lo ripeto, si può fare usando la testa. Bisogna capire certe volte dove può portare una cosa. Le slot portano, e continuerò a dirlo anche se vengo criticato, che portano alla rovina comunque, perché qualcosa ti portano via sempre, che sia poco, che sia tanto, ma ti portano via. Il nostro slogan, che parte proprio dall'esempio di Marco e Laura, e speriamo che prenda sempre più piede non solo la provincia di Cremona, ma anche in tutte le altre province della Lombardia, e poi noi esportiamo quel modello in tutta Italia, che è più gol e meno slot. E andiamo tutti poi a farci una bella partita a biliardino, che ci divertiamo, ci beviamo una birra, chi perde paga, che è molto meglio che Sì, è chiudersi in una anche più stanzetta. sano. Vero? Vero.